Ciao a tutti, bentornati su Fisioterapia Osteopatia Alfieri. Oggi proseguiamo il nostro percorso di video sul piede parlando della distorsione di caviglia. Vedremo quali sono le principali strutture coinvolte, cosa fare poi per, diciamo, guarire, migliorare da una distorsione di caviglia e evitare recidive. Bene, come dicevamo già nello scorso video, sono questi i legamenti maggiormente coinvolti nelle distorsioni di caviglia, quindi peroneo astragalico anteriore è il più coinvolto dei tre, ovvero i 2/3 di tutte le distorsioni laterali di caviglia coinvolgono questo legamento che collega appunto il perone con l'astragalo. Dopodiché c'è il peroneo calcaneare, questo segnato in verde, che invece viene coinvolto in un quinto delle distorsioni laterali di caviglia, e infine il peroneo astragalico posteriore, questo legamento qua, che invece è meno dei tre, il meno frequentemente coinvolto. Considerate che l'85% di tutte le distorsioni del piede, quindi di caviglia, laterali, mediali, quindi della parte interna o dell'articolazione tibio-peroneale, ovvero questa qui, l'85% di tutte le distorsioni avvengono lateralmente e coinvolgono questi tre legamenti. Pensate che, come afferma questo studio, il 25% di tutti gli infortuni muscoloscheletrici sono a carico del compartimento laterale di caviglia, quindi inversion injuries, ovvero appunto il trauma in inversione, che è sostanzialmente quello che provoca un danno al compartimento laterale di caviglia. E il 50% di tutti gli infortuni, diciamo, che avvengono durante l'attività fisica, durante l'attività sportiva, coinvolgono la caviglia, ovvero il compartimento laterale, come dicevamo prima. Questo avviene poi soprattutto nel basket, quindi il basket è sicuramente lo sport in cui maggiormente avvengono distorsioni di caviglia in inversione. Come si forma una distorsione di caviglia? Come ci facciamo male sostanzialmente? Avviene un allontanamento tra l'osso perone e uno dei due ossi coinvolti, quindi l'astragalo o il calcagno. I legamenti che collegano queste tre ossa tra di loro, quindi perone, astragalo, perone e calcagno, subiranno una distrazione, una tensione, un allungamento, per cui subiranno anche un danno al tessuto e questo ci provocherà dolore e difficoltà poi a deambulare, a caricare sull'articolazione e quindi anche un'incapacità poi funzionale e complessiva di tutta la caviglia. Chi ha maggiore probabilità di prendere una distorsione di caviglia? Abbiamo visto che chi ha già avuto una distorsione di caviglia poi ha maggiore probabilità di averne un'altra. Questa poi per un'incapacità della caviglia stessa, di tutto il compartimento legamentoso e sensoriale propriocettivo della caviglia, di rispondere correttamente agli stimoli. Per cui avrò una caviglia più addormentata che sarà meno in grado di reagire, di far reagire, di far contrarre la mia muscolatura per stare nella posizione corretta. Quindi questa è sicuramente una delle cause principali di distorsione di caviglia. Sicuramente chi ha già avuto una distorsione di caviglia è meglio se utilizzi, soprattutto nelle prime fasi, un tutore alla caviglia meglio durante l'attività fisica per evitare appunto possibili recidive. Meglio scaldare la muscolatura, scaldare
smuovere l'articolazione in modo da avere maggiore reattività da parte della muscolatura per quello che è la corretta posizione a terra del piede. Ed infine, molto importante è avere una buona propriocezione ed equilibrio, quindi una buona capacità di stare su un piede solo. Quindi nel momento in cui andrò ad appoggiare il piede malamente e rischierò di andare in inversione di caviglia e quindi a stirare i legamenti laterali di caviglia, dovrò avere una buona sensibilità, accorgermi immediatamente di cosa sta succedendo e rispondere correttamente con la muscolatura. Altra distorsione nell'ambito della caviglia, molto meno frequente della precedente, è la tibio-peroneale distale, quindi sostanzialmente l'articolazione tra tibia e perone a livello distale. Questa è tipica degli sport da contatto, quindi il football, il calcio, sport in cui appunto può avvenire un contatto, è difficile da soli provocarsi una distorsione di caviglia in questa zona. Quando possiamo pensare ci sia una frattura invece di una distorsione? Dobbiamo stare attenti se si presenta forte dolore alla palpazione ai malleoli, quindi questo è il malleolo laterale, questo è il malleolo mediale, quindi toccando semplicemente i malleoli abbiamo forte dolore. La frattura si può presentare anche sull'osso navicolare, quindi la palpazione del navicolare può dirci se ci può essere o meno una frattura, e anche alla base del quinto metatarso, quindi in quest'area si può presentare una frattura per via proprio della dinamica del movimento, e dobbiamo, palpando delicatamente questa zona, capire se il dolore è proporzionale a una distorsione oppure ci potrebbe essere una frattura a livello del quinto metatarso. Ovviamente, in caso di dubbi, dovete sempre andare all'ospedale oppure rivolgervi ad un professionista, mai rischiare il fai da te. Ovviamente esistono diversi gradi di distorsione, diverse gravità, non mi addentrerei molto nell'ambito, considerate che il programma è relativamente simile, cambiano le tempistiche, ovvero in una prima fase applico il ghiaccio, riposo, elevazione e compressione, quindi il solito schema da utilizzare nelle distorsioni di caviglia, o in altri, anche in tanti altri traumi. Dopodiché passo ad una fase di lenta mobilizzazione della caviglia, trattamento dei tessuti molli, quindi mi rivolgo ad un fisioterapista, un osteopata, un professionista per trattare i tessuti molli, quindi cominciare a ridurre le tensioni anche muscolari, mobilità di tutto il compartimento, sempre rispettando ovviamente una possibile lesione dei legamenti di cui abbiamo parlato prima, e dopodiché comincio una fase di esercizi atti ad evitare, intanto a risolvere, a ridurre l'edema o un eventuale ematoma. E poi a riprendere la corretta mobilità, forza alla caviglia, infine a ripristinare, come dicevamo prima, una buona propriocezione di caviglia, quindi allenamento su, ad esempio, cuscini propriocettivi per rinforzare, migliorare l'equilibrio e la propriocezione al fine di evitare recidive. Bene, vi ringrazio per aver visto questo video, spero sia stato interessante, condividetelo con i vostri amici e parenti e ci vediamo in un prossimo video.